Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul canale. Finalmente parliamo di Tela Scura, sì, con la prima build. Allora, sono con la strega, ovviamente è il personaggio che sto utilizzando fin dall'inizio di Lightfall. Per Titano e Cacciatore ci vorrà un po' più di tempo, perché ovviamente devo finire la campagna anche con loro e eventualmente prendere le esotiche relative alla Strand. Ci concentriamo sulla strega e andiamo a vedere cosa usare e perché, soprattutto. Molto importante il perché. Allora, ovviamente io vi darò tutte quante le informazioni possibili anche per andare a sistemare la build successivamente quando tutti i frammenti saranno sbloccati, sia la prossima settimana e sia dopo il raid. Quindi parleremo dei frammenti non appena ci arriveremo e vi dirò quali saranno quelli più importanti da avere anche in futuro. Allora, in che cosa consiste il tessitore della schiusa? Il nome già un pochino lo preannuncio, ovviamente la build per quanto riguarda la strega è concentrata principalmente sui tessutoidi che sono questi insetti, letteralmente insetti, di Tela Scura, che praticamente partono dalle nostre pozze, dalle nostre cose e vanno contro i bersagli appunto a fargli danno. Per quanto riguarda ovviamente la super, non abbiamo altra scelta che questa. La super è anche discretamente potente, fa il suo danno ed è una super che praticamente è un po' ad area e un po' single target, nel senso che potete, se volete, tirarla praticamente su un singolo boss e tutti i proiettili vanno su di lui, o potete anche tirarla su un gruppo di nemici facendo il danno sia ad impatto e poi con i tessutoidi che andranno in giro a cercare i bersagli. Quindi una buona super. Abilità, ovviamente la pozza è sempre uguale, il salto del cacciatore è sempre uguale, il corpo a corpo ce n'è uno solo che è ago arcano, che praticamente sono tre aghi, perché ci sono tre cariche del corpo a corpo che si possono tirare in giro, e dà il perk sbrogliamento. Che cos'è lo sbrogliamento? Il bersaglio è permeato di Tela Scura distruttiva. Quando subisce danni aggiuntivi vengono creati proiettili sbroglianti che cercano i bersagli vicini. I proiettili sbroglianti della tua arma da Tela Scura penetrano gli scudi dei campioni barriera, questo è importante per dopo. Quando vengono sconfitti, i bersagli sbrogliati si disfano creando un groviglio, quindi è come se fosse una sorta di volatilità, ok, che si spreada nei nemici vicini. Cosa molto importante, la granata dei tessutoidi è una granata, un proiettile in tessuto che si trasforma in tessutoidi mentre si è in volo, anche se noi la granata in questa build non andremo ad utilizzarla nello specifico. Le due nature importanti per quanto riguarda la strega: la prima è attiva la fonte che genererà 3 tessutoidi e schiererà tutti i tessutoidi in attesa. Cosa vuol dire in attesa? Vuol dire che praticamente noi lanceremo la pozza, si creeranno questi tessutoidi, se non c'è nessuno intorno a noi, i tessutoidi non andranno persi, ma rimarranno intorno a noi come se fossero dei guardiani in attesa che appunto cerchino un bersaglio. L'altra è invocazione mentessuta, che ci permette di fare diverse cose con le granate. È un po' le altre nature che aumentano le prerogative di alcune granate. Qui praticamente abbiamo lo stesso, e andando ad utilizzare la granata di tessutoidi noi abbiamo la possibilità di tenere premuto E, quindi di consumare la granata un po' come facciamo con quella da vuoto, ma anche con quella solare. Tenendola premuta consumiamo la granata e genererà subito 5 tessutoidi in attesa. Quindi avremo fondamentalmente la possibilità di avere 8 tessutoidi a nostro piacimento da generare quando vogliamo e attaccando i nemici che sono vicino a noi. Quindi è una cosa che funzionerà abbastanza bene. Allora, i frammenti, per quanto riguarda i frammenti, come vi dicevo, per il momento io ne ho scelti 4, ma adesso vi farò vedere anche quelli che andranno a sostituzione di questi, perché ce ne stanno soprattutto due che sono molto ma molto importanti per questa build, che si sbloccheranno la prossima settimana. Adesso sto utilizzando quello della finalità, i colpi di grazia con le mosse finali che erano tessutoidi. Raccogliere una sfera di potere fornisce maglia intessuta, questo è molto molto importante perché la maglia intessuta ci dà una damage reduction abbastanza importante e così da essere più resistenti. Danneggiare i bersagli con il groviglio fornisce energia del corpo a corpo, e attivare la tua abilità della granata ricarica l'arma equipaggiata e fornisce efficacia in volo e maneggevolezza per breve tempo. Questo è sicuramente uno di quelli che farà una brutta fine. Comunque ci sono due frammenti che vi dicevo, ovviamente bisogna sempre venire qui al laghetto e andare su frammenti che si sbloccano la prossima settimana, il 7-3. Due su tutti sono quelli che mi interessano su questa build in particolare. Il primo è il filo della trasmutazione, e mentre hai maglie in tessuta i colpi di grazia con le armi creano un groviglio,
questo è molto importante perché maglia intessuta praticamente vuoi o non vuoi ce l'abbiamo quasi sempre ogni volta appunto che attiviamo la nostra carnata. E in più, cosa molto importante, filo dell'evoluzione. I tessutoidi possono andare più lontano e soprattutto infliggono danni aggiuntivi. Quindi già adesso i tessutoidi sono discreti, fanno una buona pulizia, fanno un discreto danno, eccetera eccetera. Con questo perk, con questo frammento, il danno aumenterà, non sappiamo ancora qual è la percentuale, ma sicuramente sarà uno dei primi che sbloccherò e mi andrò a mettere all'interno di questa build. Allora andiamo avanti e vediamo un attimino il personaggio. Ovviamente su questa build con tutto il mantello bello buggato come piace a noi, stiamo utilizzando la nuova esotica che si chiama Sciamanti. Vi ricordo che le nuove esotiche le potete prendere finendo la campagna di The Witch Queen in modalità leggenda, quindi altrimenti poi dovete andarli a prendere nei settori perduti. Cosa fa Sciamanti? Fa Sciamanti, cioè distruggere un groviglio genera un tessutoide, i tessutoide sbrogliano i bersagli appunto che danneggiano. Quindi abbiamo la necessità, tra virgolette, di distruggere i grovigli piuttosto che prenderli e lanciarli. Questo è importante perché la maggior parte delle volte, anche a me ogni tanto ancora capita, di prenderli e lanciarli anziché distruggerli. Questo qui si va a creare una sinergia molto importante con alcune mod dell'artefatto, e per usare le mod dell'artefatto però avremo per forza di cose bisogno di qualche arma con il danno da tela scura. Per il momento io sono stato molto sfortunato e quindi ho soltanto questo cannone portatile, però ci sono due armi che vanno tenute in considerazione per questa cosa, che vi faccio vedere all'interno delle collezioni. E la prima è sempre un'arma di Neomuna, che si chiama Roulette Sincronica, è una mitraglietta al 600, quindi non è al 900 come quelle che piace utilizzare a noi, come la rete incanalante, il Minicalus, eccetera, eccetera, è al 600, però è da tela scura. Adesso tra poco vi farò vedere il perché è così importante avere un'arma da tela scura. La seconda, molto importante, è l'Immortale, che probabilmente sarà anche migliore, visto che è un 750, esattamente come l'Ikelos. Questa mitraglietta però si potrà prendere solo attraverso le prove di Osiride, quindi questa season molto probabilmente per prendere questa mitraglietta le prove le faremo. Detto questo, perché è importante avere un'arma da tela scura? Perché all'interno dell'artefatto stagionale di questa stagione ci sono tre mod che sono molto, ma molto importanti, che si incastrano alla perfezione tra l'altro con questa build. La prima è Sbrogliante, distruggere un groviglio, cioè quello che praticamente ci chiede di fare l'esotica, con un'arma da tela scura infligge sospensione ai bersagli danneggiati dall'esplosione. Quindi sparando al groviglio, ovviamente il groviglio farà un'esplosione, e questa esplosione, vicino a questa esplosione, le persone praticamente diventano sospese. Questo perk va assolutamente a braccetto con esplosioni in tessuta. Distruggere un groviglio con un'arma da tela scura crea un'esplosione più vasta e potente, quindi andiamo ad aumentare il danno che faremo con questa esplosione, oltre che a sospendere i bersagli al suo interno. Quindi vedete che c'è una doppia sinergia, ma ce n'è anche una terza, che è sbrogliamento alleato. I colpi di grazia rapidi con un'arma da tela scura forniscono i proiettili sbroglianti all'arma con una durata maggiore quando sei nei pressi degli alleati. Allora, questo qui non è necessariamente una cosa che serve a tutti i costi, probabilmente queste sono due perk migliori decisamente, però questo qui ovviamente, avere proiettili sbroglianti come vi ho detto prima è anche utile contro gli antibarriera, quindi se utilizzate una mitraglietta a tela scura tenete a mente questo. Vi dico, c'è anche la possibilità di andare a mettere il Tempesta d'argento vivo, che con il suo catalyst permette praticamente, una volta completato, di far diventare quest'arma di tela oscura. Quindi volendo, se vi piace quest'arma o comunque avete uno slot esotico da buttare, diciamo così, questa potrebbe essere una possibilità. Alternativamente, come vi dicevo, vi serve un'arma da tela scura. Però attenzione, perché non è finita qua. Qui, durante soprattutto questa stagione, c'è il ritorno, il grande ritorno dei proiettili volatili, ok? Che si chiamano appunto flusso volatile, quindi non c'è più la possibilità di farli solo ed esclusivamente con le sottoclassi da vuoto, ma si possono fare anche con tutte le altre sottoclassi. Vi basterà raccogliere una sfera di potere. Questo è importante perché ovviamente con il nuovo sistema di mod le sfere di potere ne faremo tantissime, perché ci saranno molto utili, e grazie a flusso volatile praticamente noi applicheremo due buff alle nostre armi. Il primo sarà quello che ci permetterà di consumare la granata e ovviamente avere i tessutoidi. Il secondo appunto sarà quello di avere anche proiettili volatili. Io lo sto utilizzando perché
è divertente, perché praticamente a un certo punto intorno a voi ci saranno esplosioni da vuoto e esplosioni dell'oscura. Ovviamente è da tenere a mente con qualsiasi altra arma, soprattutto se decidete di andare con una primaria qui, e qui potete andarvi a mettere magari qualsiasi altra roba che vi serve, come per esempio un lanciagranate o un qualsiasi altra arma secondaria da vuoto, per far sì di avere anche i volatili. Però insomma, questo era giusto un piccolo tip da tenere a mente, visto che lo utilizzate vi posso assicurare che è abbastanza divertente. Quindi, capitolo armi a parte, andiamo a vedere le nostre armature brevemente, così vi faccio vedere anche il nuovo sistema di mod. Parentesi, sappiate che nel prossimo futuro, nei prossimi giorni, arriveranno due video dedicati, uno a tutto il sistema del menu, dei loadout e delle mod, il secondo sui Guardian Ranks, quindi su tutta questa schermata, su come funziona, eccetera eccetera. Ok? Bene, detto questo, armature, come vedete 100 di resilienza ovviamente è sempre un must, 100 di disciplina, un altro must, soprattutto se volete incentrare le vostre build sulle granate e sui tessutoidi. Purtroppo la sfiga ha voluto che io questa build la chiudessi a 99 di recupero e non c'è proprio scampo. Allora, andiamo a vedere che mod abbiamo qui. Allora, partiamo dal presupposto che io sto utilizzando tutte armature artificio. Le armature artificio, come vi dicevo, come vi ho detto già dalla stagione scorsa, sono quelle che in questa stagione sono molto forti, perché ci permettono di avere una doppia mod, e la seconda mod ci permette di avere un più 3 delle statistiche su qualsiasi statistica senza costo, il che sono, calcolando che ci sono 5 pezzi meno un esotico, sono 4 pezzi, sono 12 punti da mettere all'interno delle vostre build, appunto, per completarle al meglio. Detto questo, sul casco abbiamo assorbimento da vuoto per creare le sfere di potere, appunto, con la rete incanalante e proiettili volatili, e poi assorbimento cinetico per utilizzare il gruzzolo. In più qui ho anche amici potenti, ma fondamentalmente non ce n'era troppo bisogno, l'ho messo perché avevo uno slot libero, e comunque in team è sempre carino, insomma, che qualcuno ci carichi di luce. Sulle braccia ho ovviamente resilienza, una mod di recupero, e poi addirittura 3 ripartenza delle granate. Cosa fa ripartenza delle granate? Stessa cosa della ripartenza delle granate da stasi che abbiamo utilizzato fino ad adesso. Quindi quando consumiamo l'energia della granata, viene consumata interamente, ottieni energia delle granate. Inoltre la tua carica di armatura viene consumata e ottieni energia delle granate aggiuntiva per ogni unità. Quindi più cariche di luce abbiamo e più ripartenza delle granate abbiamo, più in fretta si ricaricherà la nostra granata. Ed eccolo qui, appunto, che grazie a queste pezzi di armatura posso addirittura metterne 3. Parentesi, sul vostro artefatto, in questa season avete questa mod: modifiche autorizzate granata. Il costo in energia di tutte le modifiche per armatura che influenzano la tua granata è notevolmente ridotto. Cosa vuol dire? Vuol dire che quella mod di base dovrebbe costare 3, se non sbaglio, 2 o 3. Grazie a quella mod arriva a costare 1, ed eccolo lì che, appunto, abbiamo lo spazio addirittura per metterne 3. Il petto abbiamo una resistenza, e poi a piena carica. Piena carica ci permette di aumentare di 1 il numero di unità di carica di armatura che puoi portare. Questo, appunto, per avere più cariche di luce, per proccare almeno 3 volte ripartenza delle granate. Sulle gambe abbiamo guadagni su guadagni. Raccogliere una sfera di potere fornisce un'unità aggiuntiva di cariche di armatura, quindi a noi ci basta una sfera di potere per avere già 2 slot caricati, e quindi, insomma, è per anticipare la carica di armatura, piuttosto che raccogliere 4 sfere, a noi ce ne basterà raccoglierne 2. Quindi questa è una mod molto molto importante. Come vedete, non ho nessuna mod su picco dell'arma, quindi nessuna mod tra virgolette di fonte di potenza in questo momento. Questa è una cosa che sicuramente andrà cambiata in momenti in cui vi servirà del danno specifico su un'arma, se dovete andare a fare un boss. Poi abbiamo recupero, quindi rigenero la salute ogni volta che raccoglie una sfera di potere, molto importante perché ci servirà avere recupero, e in più anche già meglio, la salute inizia a rigenerarsi immediatamente dopo aver raccolto una sfera di potere. Quindi ho sia questo che questo. Questo mi aiuta, tra virgolette, ad essere più resistente. Vi ricordo sempre che siamo anche con la maglia oscura, quindi abbiamo anche quella resistenza in più. Questo mi permette di recuperare anche un po' di energia nei momenti più concitati. Quindi queste due mod insieme, tenete a mente che non sono affatto male. Sul patto invece abbiamo ripartenza dell'utilità, che non uso spessissimo, dipende come sono messo con le abilità, però questo mi permette eventualmente di recuperare anche un po' di energia dell'abilità quando, per esempio, con una granata sono carico, quindi perché no. E soprattutto abbiamo doppio bombardiere.
Il doppio bombardiere ci permette di recuperare la granata ogni volta che facciamo appunto una pozza, una pozzetta. Se siamo in difficoltà e vediamo che appunto, che ne so, le cariche di luce non riusciamo a farle, non riusciamo a recuperare troppo in fretta la nostra granata, basta un bel doppio bombardiere ed ecco lì che vi beccate un bel bump alla rigenerazione della vostra granata. Brevemente il sistema di mod, come vi dicevo, ne parleremo a breve. In realtà le mod sono state molto semplificate, c'è leggermente poca varietà rispetto a prima, però sappiamo anche che all'interno dei Guardian Ranks probabilmente c'è ancora qualcosa da sbloccare, quindi giudichiamo ancora prima di aver sbloccato eventualmente altre nuove mod. Detto questo, ragazzi, questa è la prima build sulla tela scura per quanto riguarda la strega. Fatemi sapere qui sotto, come sempre, che cosa ne pensate, se vi è piaciuta, se la state utilizzando, se per esempio vi piacciono di più il cacciatore o il titano. Come vi dicevo, quelle arriveranno più avanti perché ovviamente c'è bisogno di tempo per andarle a prendere e studiarle tra virgolette un pochino, però per questo è quanto. Io vi ringrazio come sempre di aver guardato il video e noi ci vediamo alla prossima.